Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi quasi un tutorial. Infatti vedremo come vincere le war. Ne abbiamo una pronta qui che abbiamo iniziato ieri sera. E guardate ragazzi, 25-1. Guardate il bottino e ancora devo fare un attacco. Che faremo in live oggi ragazzi a questa branda. E il bottino, se riusciamo a fare almeno una stella, il bottino raddoppia ragazzi, incredibile. Come facciamo a trovare queste persone? La tattica è facile. Chi mettere in guerra? Bisogna mettere in guerra non più di 4-5 municipi al 9, 10 massimo 1. Tutti gli altri devono avere il municipio dall'8 in giù. Infatti vedete 3 all'8, 2 al 7 e 1 al 6. Il matchmaking troverà degli avversari compatibili. In questo caso aveva trovato 5 municipi al 9, più o meno come noi, municipi all'8, questi erano municipi all'8, e 2 municipi al 7. In questo modo gli ultimi del vostro gruppo, del vostro clan, non dovranno nemmeno attaccare, anzi proveranno a fare un po' di risorse sugli ultimi. Ma la guerra la faranno vincere quelli che hanno il municipio alto, perché attaccando queste segacce è molto facile guadagnare stelle. Un'altra cosa importante per vincere le war, raga, sono le truppe di difesa per i castelli. Adesso che hanno messo questa nuova pozione veleno, vi consigliamo di mettere un drago e una mongolfiera. I lava hound sarebbero il top, i mastini lavici, soltanto che servono 30 spazi nel castello. Allora ragazzi, vi faccio vedere l'attacco che ho fatto ieri con la go wipe a questo qui, che è abbastanza forte devo dire. Ho attaccato da destra. Certo, non aveva le difese, aveva il 9 e l'8 maxato sicuro. Messo i golem e un po' di maghi dietro. Ah regà, non sprecatevi maghi quando attaccate con la go wipe. Mettete pochi maghi dietro ai golem. Dopo, quando iniziano a entrare, mettete gli altri. Qui la pozione nuova per distruggere le truppe del clan. E una cura pure di qua, st'altro golem. E poi iniziate a mettere gli eroi e i pecca. Le furie ovviamente adesso, esatto, per velocizzare un po' la cosa, anche per fare un po' più di danno. Streghe e i maghi adesso i maghi sì che servono, perché quando i golem attirano tutte le attenzioni delle difese, i maghi possono fare pulizia. Vedete che tutti concentrati su i pekka e i golem che erano entrati, e la regina è indisturbata. Tan municipio, 2 stelle assicurate. 3 stelle erano difficili, devo dire la verità. 3 stelle con queste truppe, servivano i golem al 4, servivano le streghe al 2 e almeno i reali al 10 più. Però un 70% buono l'ho fatto. Raga, io direi di attaccare, così facciamo questo attacchino in live. Allora, 3 ricognizioni. Allora, io Manu ha attaccato da destra, dove stanno queste due torri. Io volevo attaccare dal basso, gli spacco ste mura e entro. Attacchiamo. Tutto pronto, gli eroi ci sono, gli incantesimi pure, le truppe. Via. Allora, golem. Cazzo, spacca muro, mortacci loro. Allora, cura e furia. Maghi dietro. Pecca. Veleno. Regina. Il pecca.
Dammi una furia qua, per carità, perché se no mi muoiono. Vai, vai. Peccato per i golem che mi hanno preso quelle strade di merda, mortacci loro. Ma dov'è la regina? Vabbè, io boh, veramente. Vabbè, raga, tanto a noi interessa il bottino, perché ormai questa war, dai, si può dire che è vinta. Regina non morire, regina non morire, regina non morire, mortan guerrieri se memori. 2 stelle. Un totale di 830.000 d'oro, 830.000 di elisir e 3.300 di nero. Possiamo essere soddisfatti. 2 pecca qui per sono pronti per essere donati. Salutate il tubo. Ecco il primo che saluta. Salutiamo la mamma di Steven, che è una brava persona. Vi farò un video speciale per un attacco review. Un attacco review e una base review che hanno fatto i miei due amici Wave e Pippo, che hanno fatto veramente due attacchi strepitosi. Per il video di oggi è tutto. Un saluto da Terminal Code. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate. Bella.